La 6, speciale Festival Internazionale del Film di Roma. Siamo al Festival di Roma con Enrico Vanzina. Enrico Vanzina è qui per presentare un nuovo progetto organizzato dalla NUCT, I Nuovi Comici su YouTube. Di cosa si tratta? Ma guarda, questa è un'iniziativa che è un po' una sfida della quale non sappiamo bene i contorni, nel senso che siamo partiti dall'idea che secondo noi il cinema italiano ha un grande problema, quello di non raccontare i giovani. Non li racconta non solo sullo schermo, ma non li usa, non ci sono registi giovani che raccontano il loro mondo, attori giovani che raccontano la loro generazione. Insomma, siamo secondo me messi molto male su questo. Questo oltretutto ha dei risvolti gravi sull'incasso dei film, perché i giovani stanno andando molto meno al cinema. Noi abbiamo sempre suggerito alle grandi case, alle grandi major, di fare delle ricerche di casting in giro per l'Italia per trovare dei nuovi talenti, che mi sembrava una delle cose fondamentali, quella che è la ricerca nel mondo scientifico. Invece in realtà viene delegato tutto a Zelig, a Colorado, ci sono delle scelte fatte dalla televisione, dei personaggi conclamati di successo che vengono usati, generalmente spremuti e buttati via. Per cui c'è un rapporto tra l'industria del cinema attuale e il pianeta, il grandissimo pianeta dei giovani italiani, che non esiste in realtà. Allora, senza nessuna presunzione, così cercando di aprire una strada nuova, abbiamo pensato di lanciare, diciamo, una specie di appello in rete, e attraverso YouTube ricevere una serie di filmati. Ci sono poi degli standard, delle regole, insomma, scritte sul sito, nel quale noi, al nostro gusto, tra 3-4 mesi sceglieremo, spero tra i tantissimi che ci inviano, cercando di capire se c'è qualcuno che è o un bravo attore comico, un autore comico, o che ha un'idea di un personaggio comico nuovo. Avremo comunque un'immagine molto molto più precisa di quello che rappresenta il mondo dei giovani di oggi. Una volta scelti, se ce ne saranno qualcuno di valido, speriamo proprio di sì, insieme all'università e noi stessi ci metteremo dietro a loro per farli andare in rete su cose un pochettino più professionali, in modo da vedere se questa nostra scelta è condivisa poi dal pubblico, se effettivamente ci sono dei personaggi che hanno la forza, il talento, le spalle, il fiato per andare avanti e continuare in questa cosa. Questo sarà una cosa a disposizione poi di tutti gli altri cineasti italiani, tutti gli altri registi, produttori, per cui è un serbatoio interessantissimo, è una vetrina che non era stata mai fatta e che secondo me i tempi sono maturissimi per farlo. Ma avete dato anche qualche indicazione sui contenuti, cioè al di là dello sketch che deve essere comico, che cosa vi aspettate, barzellette o altre situazioni? Perché la durata massima credo che possa essere di 3 minuti. Beh, insomma, noi cercheremo di eviteremo le barzellette, perché insomma le barzellette diventa insomma una cosa. Io credo che quello che ci interessa di più è trovare dei personaggi, vuol dire riuscire a delineare attraverso questa ricerca chi sono i nuovi giovani di oggi e quali sono quelli buffi di oggi, così come Sordi era buffo quando aveva 18 anni, o Verdone era buffo a 18 anni, o Benigni era buffo a 18 anni, rappresentavano un italiano diverso che il cinema non aveva allora ancora messo a fuoco e poi invece è apparso con loro. Ecco, noi vorremmo soprattutto trovare dei nuovi personaggi che ci raccontano chi sono questi ragazzi che vivono nel nostro paese e soprattutto che vedono, come vedono il nostro paese, come lo interpretano, come parlano tra di loro, come amano, come scherzano, cosa sognano sul serio, non attraverso queste indagini sociologiche che sono fredde, che non danno l'idea di assolutamente nulla, e soprattutto fuori dagli stereotipi di un certo cinema consumato italiano e della televisione, che veramente racconta il pianeta giovane in maniera pietosa. Chiuderei sul vostro film Ex Amici Come Prima, che è stato un grande successo al botteghino e insomma è ancora in classifica comunque, e so però che state già girando un nuovo film, si può sapere qualcosa? Sì, un film che si chiama Buona Giornata, ma ne parleremo più avanti, perché adesso in questo momento credo, guarda, veramente, adesso non è una battuta, io credo che quelli della mia generazione hanno cannibalizzato un po' il web per parlare di loro stessi, ecco, invece in questo caso è un'operazione che è veramente a favore di tutto il cinema italiano innanzitutto, del quale ci sentiamo parte responsabile, ma soprattutto è di dare finalmente una chance ai giovani di emergere, se è possibile. Sarà un piccolo granello di sabbia nel marasma generale, però noi ci proviamo. Okay, grazie mille e buon lavoro. Grazie. La 6, speciale Festival Internazionale del Film di Roma.